Bentornati nel canale, ragazzi. È uscita una nuova duplicazione passiva con Amico. Partiamo subito con i requisiti, che sono abbastanza. Quindi innanzitutto dovremmo avere un bunker qualsiasi, una base operativa qualsiasi, un com con il terzo slot deposito veicolo personale, quindi un centro operativo nel terzo slot deve avere deposito veicolo personale, non officina, ragazzi, e tante Sanchez o tanti Faggio a seconda delle copie che vorremmo fare, una Issi Future Stock in base operativa o comunque il veicolo che volete duplicare in base operativa. L'importante, ragazzi, che mi raccomando sempre, le moto non dovete metterle nella clubhouse, quindi le moto che sacrificherete nella duplicazione non dovranno essere nella clubhouse, in qualsiasi garage ma non nella clubhouse. Quindi partiamo subito con Glitch, vediamo insieme di cosa si tratta. Ci servirà un amico in sessione con noi, ovviamente sempre sessione sulla inviti. Ci andiamo a richiedere il veicolo all'interno del com, in questo caso una Sanchez di partenza, e andiamo ad impostare sui veicoli l'accesso solo ai passeggeri. È importante, raga, quindi impostate, andate su veicoli e mettete accesso al veicolo passeggeri. Una volta fatto questo, facciamo salire il nostro amico in moto con noi. Raga, altra cosa importante, dovete essere Motorcycle Club e avere l'invito blu della base operativa di Leicester, quindi bisogna avere anche una clubhouse in modo che possiate diventare Motorcycle Club ed avere l'invito blu alla base operativa. Invito blu alla base operativa si ottiene semplicemente anche acquistando una preparazione ad un colpo oppure avendo un colpo già avviato. Quindi requisito importante: Motorcycle Club e invito blu alla base operativa. Fatto questo, raga, entriamo con la moto insieme al nostro amico nel bunker, nel nostro bunker, ci apriamo il messaggio blu della base operativa di Leicester e andiamo verso il portone di uscita accelerando e accettando contemporaneamente l'invito blu alla base operativa. Ragazzi, dovete tenere premuto R2 durante tutto il caricamento, quindi andate verso il portone di uscita del bunker, ovviamente premendo R2 per accelerare. Nel frattempo, quando state per uscire, premete X sul messaggio blu dell'invito alla base operativa di Leicester e continuate a tenere premuto R2 finché non spawnate in base operativa. Il vostro amico, come vedete in alto a destra, entrerà in schermata nera infinita e ci resterà finché non lo facciamo uscire noi. Più tardi vi farò vedere come. Noi spawneremo la nostra base operativa. La prima cosa che dobbiamo fare è uscire dalla base operativa. Quindi mi raccomando, quel passaggio al portone del bunker che è fondamentale, raga. Dovete tenere premuto R2, accettare contemporaneamente l'invito blu alla base operativa di Leicester e continuare a tenere premuto R2 finché non spawnate in base operativa. Tenete premuto anche R2X insieme, è indifferente. Comunque teneteli premuti finché non spawnate in base operativa, altrimenti non funziona. Una volta usciti dalla base operativa, come avete visto, tramite Motorcycle Club ci richiediamo una Sanchez o un Faggio qualsiasi. Vi ricordo che non devono essere nella clubhouse ma in un garage normale. Quindi usciti dalla base operativa, tramite Motorcycle Club ci andiamo a chiamare una Sanchez o un Faggio che vogliamo sacrificare. Vi ricordo che lo perderemo. Come avete visto, non spawnerà nulla, quindi lo chiamiamo soltanto, non ci spawnerà in mappa. Rientriamo in base operativa, andiamo a salire sul veicolo che vogliamo duplicare, in questo caso una Issi Future Stock, ma è indifferente, il veicolo lo decidete voi. Come vedete, la Sanchez che avevo qui è sparita ma non è spawnata in mappa, quindi è rimasta in un limbo.
e riusciremo a guidare la Issi all'interno della nostra base operativa, come state vedendo nel video. Una volta fatto questo, dobbiamo posizionarci tra queste due barriere in modo che ci faccia teletrasportare quando premiamo triangolo per salire o scendere dal veicolo. Quindi cercate di metterla in modo che vi faccia teletrasportare premendo triangolo e non faccia animazione. Ragazzi, accelero il video perché ho fatto un po' dei tentativi per trovare la posizione corretta. Poi mettetela come l'ho messa io nel video, magari siete agevolati dal video e ci mettete di meno. Comunque il risultato che dovete ottenere è che premendo triangolo si teletrasporta senza animazione fuori dal veicolo. Altro risultato, ragazzi, venendo qui sul pallino giallo della base operativa, se premete triangolo deve salire in macchina. Come vedete, in questo caso non è riuscito, quindi la vado a posizionare nuovamente. Devo venire sul pallino giallo, premere triangolo e devo teletrasportarmi all'interno del veicolo. Che passo successivo sarà premere contemporaneamente per uscire dalla base operativa X e triangolo per salire in macchina. Quindi premeremo insieme triangolo X sul puntino, sul pallino giallo della base operativa. Vedremo un'animazione che ci teletrasporta nel veicolo e usciremo dalla base operativa. Questo è il risultato che dovete ottenere, poi più avanti vi faccio vedere meglio, che ve l'ho lasciata a velocità normale con la seconda auto che andrò a duplicare. Una volta fuori spawneremo con la nostra Issi, faremo veicolo, veicoli svuota veicolo personale. Come faremo svuota veicolo personale, la targa della Issi cambierà e prenderà la targa della Sanchez che abbiamo chiamato prima. Ora, per salvare questa duplicazione, dobbiamo chiamare il centro operativo mobile e andare ad inserire la Issi appena duplicata nel COM. Quindi, ragazzi, mi raccomando, quel passaggio di prima sono passaggi abbastanza delicati, ma funziona, ragazzi, la duplicazione funziona. Dovete mettere la Issi in modo che, stando sul pallino giallo per uscire dalla base operativa, premendo triangolo vi teletrasporta all'interno del veicolo. Fate prima una prova, poi ottenuto quel risultato, mi mettete sul pallino giallo e premete contemporaneamente triangolo e X. Vi farà la doppia animazione sia che salite sulla Issi col teletrasporto, sia che uscite dalla base operativa. Spawnerete fuori con la Issi, come nel mio caso. Andate sul menu interazione veicoli, svuota veicolo personale. La nostra Issi prenderà la targa della Sanchez. Chiameremo fuori il COM, la inseriremo dentro al COM. Avremo terminato e salvato la nostra prima duplicazione. Per proseguire non ci resta che tornare al bunker. Il nostro amico sarà respawnato nel momento in cui faremo svuota veicolo, uscirà dalla schermata nera infinita automaticamente, come avete visto nel riquadro in alto a destra, e ricominciamo da capo, raga. Stessi passaggi di prima, adesso ve li lascio alla velocità normale, in modo che magari vi aiuta di più. Di nuovo, ragazzi, come prima, acceleriamo verso il portone d'uscita del bunker, accettiamo contemporaneamente l'invito alla base blu, base operativa, l'invito blu alla base operativa di Lester e continuiamo a tenere R2 durante tutta l'animazione. Se il nostro amico rimane schermata nera infinita, ce lo dirà tramite party, vuol dire che il glitch sta funzionando. Se respawn all'interno del bunker o fuori dal bunker, dovete ripetere quel passaggio. È importante, quindi accelerate verso il portone d'uscita del bunker, accettate l'invito blu della base operativa di Lester mentre tenete premuto R2 per uscire dal bunker e mantenete premuti R2 e X finché non respawnate all'interno della base operativa o solo R2, raga, è ininfluente. L'importante è che tenete premuto R2 durante tutto il caricamento in cui spawnerete alla base operativa. Ripeto, se il vostro amico rimane schermata nera infinita, il glitch sta funzionando, altrimenti dovete ripetere quel passaggio. Come prima ci andiamo a uscire dalla nostra base operativa, andiamo a richiedere tramite Motorcycle Club un'altra Sanchez. Non respawnerà in mappa nessuna moto. Rientriamo in base operativa, andiamo a risalire sulla nostra
issi o qualsiasi, ripeto, veicolo che vogliate duplicare. E stesso passaggio di prima, ragazzi, andiamo a mettere fra le due barriere in modo che ci fa fare il teletrasporto. È importante, ragazzi, che vi faccia teletrasportare in auto mentre state sul pallino giallo. Controllate bene questo passaggio, perché se vi fa teletrasportare mentre siete vicino alla issi è normale, ma deve farvi fare il teletrasporto all'interno del veicolo dalla distanza del pallino giallo. Quindi la macchina va messa in un determinato modo. Ho fatto prove anche per voi, per aiutarvi nel non ripetere i miei stessi errori. Quindi cercate di mettere la issi in modo che vi faccia teletrasportare quando premete triangolo fuori dal veicolo, ma che sia il più al limite possibile delle barriere, più vicina possibile al pallino giallo, insomma, per intenderci. Perché se la mettete troppo dietro, quando andate sul pallino giallo premete triangolo e non vi fate teletrasportare all'interno del veicolo. Quindi più o meno così, ragazzi, deve stare. Se adesso vado sul pallino giallo e premo triangolo, mi manda direttamente all'interno della issi. Ovviamente se guardo la issi. Quando fa così, ragazzi, vuol dire che va bene, la posizione è perfetta. Adesso da qui faccio, come detto, X per uscire triangolo insieme. Vi farà l'animazione che sia mi teletrasporto nella issi, sia esco dalla base operativa, spawnerò fuori sulla mia issi, vado a fare veicolo, svuota veicolo personale, mi cambierà la targa sulla issi, mi prenderà quella della Sanchez, in questo caso è diventata bianca, ancora meglio. Non so perché non abbia preso la targa della Sanchez, ma può capitare. In quel caso io questa macchina, ragazzi, non la vendo per paura del blocco vendite. In caso vi succeda anche a voi, vi sconsiglio di vendere un veicolo con targa bianca. A meno che non ci mettete una targa personalizzata, a quel punto bypassate il problema. Io penso che questo bug che mi è uscito a me dipenda dal Magic Slot. Quindi a maggior ragione non venderò mai questa issi, però ripeto, lo sconsiglio anche a voi. Se vi capita, vi comprate una Sanchez sopra e la tenete da parte, continuate a duplicare. Questi sono bug che escono sempre quando si fanno video. È normalissimo, è tutto perfetto quando fai video, escono cose sempre nuove. Comunque questa mia issi è rimasta con la targa bianca, non ha preso la targa della Sanchez, oppure è buggata. Non la venderò mai, ragazzi, ve lo sconsiglio anche a voi, non la vendete. Blocco vendite è pericoloso. Meglio stare tranquilli con una targa effettiva, come avete visto prima. Comunque, tutte targhe pulite queste, ragazzi. Ma a parte questa che mi ha fatto questo bug, se vi fa mette i numeri, vi cambia i numeri, come avete visto prima, sono tutte targhe pulite. Vendete tranquillamente sempre 3 auto al giorno a distanza di un'ora effettiva di gioco reale una dall'altra, non un'ora reale che voi spegnete il gioco, dopo un'ora riaccendete e vendete, ma dovete giocare un'ora effettiva GTA e poi vendete una issi, poi giocare un'altra ora effettiva GTA e ne vendete un'altra, fino a 3 al giorno vi consiglio, così non avete problemi di blocco vendite. Quindi direi che più pulita dell'ultima targa che mi ha fatto, visto che non c'ha nemmeno i numeri, non si può avere. Ah, vi ripeto, raga, io vi sconsiglio, se vi capita anche a voi, rinunciate a vendere quella issi, vendete quella che vi mette i numeri. Come vedete, io adesso ne ho tre. Una è la prima copia che ho fatto, che ha preso la targa della Sanchez regolarmente, e questa è l'ultima che mi ha fatto targa bianca, un bug. In questo caso io questa non la venderò, ma la porterò comunque da Los Santos Customs per farvi vedere che avrà il valore reale di una issi alla vendita, o comunque poco meno. Quindi ce ne andiamo allo Santos Custom e vediamo insieme se questa duplicazione effettivamente funziona o meno.
Andiamo su Bendy e ci dà 1.527.000 più o meno il valore di una ISI. Ora questa non ha il mortaio, quindi per farvi vedere la targa non ho messo il mortaio, quindi vale di meno. Di solito vale 1.800.000. Vedete, la targa rimane bianca. Io in questo caso, vi ripeto, se vi succede anche a voi, vi sconsiglio di venderla. Proseguite a duplicare e vendete quelle con la targa regolare della Sanchez. Se vi è piaciuto il video, lasciate like, iscrivetevi e condividete il gruppo Telegram in descrizione. Un saluto a Lupo Ita 1980, Crash Mania Italia. Bella per tutti, buona duplicazione a tutti.